Ok, gente, siamo miracolosamente sopravvissuti a una nottata nel terzo bosco e non abbiamo di per sé un obiettivo al momento, non è che abbiamo molte cose da fare. Dobbiamo andare a trovare il dottore, eccolo qui. Allora, tac tac tac, dice che sta nella parte nord-est dei vecchi boschi, dei vecchi alberi. Quindi nord-est, deve essere in questo grosso buco, immagino. Però direi che ne possiamo anche approfittare per esplorare un pochino la zona, non è che dobbiamo direttamente recarci là. Allora, dovremmo essere pronti per fare il nostro bel viaggetto. Ci stiamo portando dietro un sacco di oggetti, ma va bene così. Faremo un po' di avanti e indietro da casa nostra al nostro posto di arrivo. Ok, direi che possiamo indirizzarci. Ho messo in ordine qua. Sì, è più o meno in ordine. Allora. Ah, giusto, dobbiamo ancora far arrivare l'uomo bicicletta con il nostro materiale. Ok, sapete cosa? Abbiamo una Molotov. Se non mi ricordo male, abbiamo visto il sotterraneo della chiesa e abbiamo visto che ci sono tanti cani tutti insieme. Sarebbe molto comodo avere una Molotov. Non possiamo né costruirla né ne abbiamo una da portarci dietro. Perfetto, fantastico. Ok, allora io direi che andiamo ad esplorare verso destra. Allora. Così intanto puliamo un pochino la zona da nemici, se ne incontriamo, mentre ci dirigiamo nella parte di bosco dove tecnicamente dovremmo trovare il dottore. C'erano anche, adesso mi sta tornando in mente un po' tutto, avevamo anche trovato un paio di casse chiuse, cane. Potremmo... Ih, perché non ho energia? Stavo correndo fino a 2 secondi prima. E avevamo trovato un paio di casse chiuse che però non avevo potuto aprire perché non avevo dei lockpick. Qua ci sono un bel po' di funghi gratis, quindi ne approfitto. Il problema però è che a memoria non mi ricordo dove cavoli erano queste casse chiuse. Forse erano qui? No, mi sa che questo è un punto nuovo della mappa e non ci eravamo mai venuti prima qua. Allora. Tanto la legna ci serve. Temo di aver fatto un grosso errore, adesso che ci penso. Qua c'è una cassa, bene. Non ho comprato della benzina dal trader. Non credo di avere abbastanza benzina per poter tagliare la legna. Adesso che ci penso, non è stata una mossa intelligente, ma per niente. Vabbè, dai, fa lo stesso. Il luogo che abbiamo appena trovato, la Creepy House, se non mi sbaglio, infatti non abbiamo un cavolo di benzina, se non mi sbaglio dovrebbe essere la casa del musicista. Dentro dovremmo trovarci i suoi genitori. Allora, possiamo costruirci un'altra armatura? Sì, molto bene. Costruisci l'armatura e tienitela qua pronta perché è quasi finita quella che abbiamo. Ok, cuciniamo. Quindi andiamo a esplorare un attimo quella casetta là e vedere che cosa ci raccontano di bello i genitori. Allora, prendi Careful Step e abbiamo un'altra allucinazione. Perfetto. Credo di sapere quale mi tocca. Credo che sia quello con
il buco nel terreno con la fossa per il mio cadavere. Mi sa tanto di sì. Allora, questa qui si può completare, questa visione, questa allucinazione, si può completare in due modi diversi. Si può decidere di andare a dormire sottoterra e ricevere come ricompensa, se non mi ricordo male, un topo morto, oppure cercare di combattere un nemico piuttosto forte e cercare di avere una ricompensa più forte. Allora tu mi dovresti dare un'arma. Eccola qua, shovel. Vedi, lui mi dice: perché non ti metti a dormire insieme a me? Noi potremmo metterci qui a dormire, però voglio provare ad ammazzare il nemico che arriva. Infatti la musica sta peggiorando. Al massimo, se moriamo, non dovrebbe contare come morte, credo, spero. Ok, ci siamo quasi. Adesso arriva. Il cadavere è sparito. Eccolo qui. Ok, bella schivata. Ouch. Preso. Schivato. Mi ha preso di nuovo. Mi sa tanto che la perdiamo questo combattimento. Se continua così almeno. Ouch. Ouch. Un altro colpo e siamo morti. E che cavoli. E cavoli. Avanti. Balordo, che non sei altro, morti. Ouch, è veramente difficile. Niente, non abbiamo ottenuto nessuna ricompensa, mi sa. Sarebbe stato più saggio andare semplicemente a dormire dentro al buco, per terra. Però fa lo stesso, ho voluto rischiare e la cosa mi si è rivoltata contro. In compenso, però, credo che ci siamo risvegliati con la vita al massimo. Quindi, dai, ci abbiamo guadagnato qualcosa in fin dei conti. Allora, gente, a me piacerebbe molto trovare una tanica di benzina e una bottiglia di alcol, possibilmente. Non mi sembra di chiedere tanto. Potremmo andare. Ho finito tutti i lockpick che avevo. Perfetto. Gente, sia la bottiglia di alcol che la tanica di benzina. Meglio di così non potevamo chiedere. Allora, vai a suonare il campanello. E dov'è? Eccolo qua. Suona. Metti giù questo, questo e questo. Dovrebbe essere qui in alto. Perfetto. Allora, non fregarmi di nuovo, capo. Allora, alcol. Sì. Dalla Silent Forest. Perfetto. Datti una mossa, brutto balordo. Allora, facciamo così. Adesso, una cosa che faremo è quello di barricare tutte le finestre e tutte le porte che possiamo. Non è necessario farlo, non è che uno è costretto, però rallenta molto i nemici durante la notte. Cioè noi tecnicamente abbiamo bisogno solamente di chiudere le porte nella stanza in cui decidiamo di passare la nottata, però il fatto di obbligare i nemici a dover distruggere anche altre barricate ti permette di guadagnare tempo. Perché il tempo che loro occupano per distruggere, per esempio, questa barricata è tempo che non passano a distruggere una barricata per entrare dentro la stanza in cui tu ti trovi.
Quindi personalmente sono convinto che ne valga la pena. Dobbiamo solamente fare attenzione a non chiuderci troppo dentro, perché se chiudiamo tutte le entrate e tutte le uscite, poi col cavolo che riusciamo a entrare e uscire noi durante il giorno. Quindi per adesso io chiudo tutte le finestre. Quanta benza c'ha questo? Ok, perfetto, ne ha più di per 3 notti. C'è un'altra finestra anche qua? No. Allora, direi che possiamo provare a chiudere. A creare, in realtà, perché credo che sia distrutta. Una porta qui? No, non si può, ok. Una porta qua? No, neanche. Posso chiudere questa porta e barricare questa, volendo. Abbiamo abbastanza legno e chiodi adesso che ce lo possiamo permettere. 5, 9. Ok, facciamo così. Costruisci questa porta. Costruisci questa barricata. Tanto adesso il signor bicicletta dovrebbe portarci un bel po' di chiodi e assi. Purtroppo non ce li ha ancora portati. Abbiamo usato praticamente tutto quello che avevamo. Ok. E andiamo a esplorare perché fin tanto che rimaniamo qua, mi sa tanto che il tizio non ci porta il nostro materiale. Allora, sì, direi che facciamo una visita veloce alla casa del musicista. Sono abbastanza sicuro che ci saranno dei nemici da uccidere. Eccola qua. Scusami, tu da dove cavoli sei? Bella, bella, bella mancata, grazie. Ouch. Stammi lontano. Ok, basta, ho perso fin troppa vita, vieni qua. Muori. 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 Ho finito i colpi. Ouch. Sto per morire. Puoi ricaricare mentre corri? Ush. Ok. Curati prima che arrivi qualcun altro. Porca miseria. Abbiamo quasi perso la partita. Niente, niente di grave, gente. State tranquilli. Io di certo non ho il cuore che sta battendo a mille. Allora, siccome siamo quasi morti, direi di andare a rischiare di nuovo di morire dentro a questa casa. Andiamo a dare un'occhiata, eh. Quanti proiettili abbiamo? Ok, abbiamo sparato un solo colpo dalla pistola. Non ho idea di quanti colpi ci siano in totale. Forse 6? Cosa c'è qua? Scusate, non ci vedo una sega. Niente. Ok. Allora. Diamo un'occhiata. Ah, c'è un generatore, perfetto. Non sono sicuro che questa sia la casa del musicista, credo che lo sia. Ah, non possiamo entrarci. Perché non abbiamo dato la chiave al musicista. Ok. Forse potremmo tornare indietro, uccidere il musicista e prendergli la chiave? Mi sembra un po' cattivella come cosa, però sai. Tale commento arriva comunque dal tizio che ha fatto morire di fame. Qua ci deve essere un uomo fungo. Che ha fatto morire di fame tutti i tizi al villaggio. Eccolo che arriva. Corri. Tra poco dovrebbe esplodere. Eccolo qua. Ok. Andiamo a vedere se per caso stava sorvegliando dei funghi che possiamo cucinare e trasformare in essenza. Non mi sembra, perché non li sento pulsare. Allora, cerca di non camminare su dei funghi velenosi. Direi che siamo relativamente bloccati. Non posso più andare in quella direzione, neanche in questa. Forse qua? Sì, ok. Vai giù di qua, perdi qui. Ok, siamo fuori. Non è servito a niente andare in quella direzione.
Allora, cos'è che è? Ah, perfetto, qui è dove c'è il dottore. Il dottore si trova dentro a questo treno che ha derigliato. E il problema però è che è riuscito a chiudersi dentro. Quindi siamo relativamente bloccati, siamo incapaci di raggiungerlo. Se non mi ricordo male. Perché qua il gioco incomincia. Eh sì, infatti. No, serve un codice che non abbiamo. Ok, va bene. Allora, so più o meno come recuperare il codice. So dove devo recarmi. Non so come raggiungere il posto in cui mi devo recare. Allora, deve essere un'entrata, un po' come il villaggio. È un'entrata al bordo della mappa. Quindi o è questa qui grossa o è questa qui piccola. Sono le 3:20 del pomeriggio. Io direi che abbiamo ancora abbastanza spazio nell'inventario. Per di più, ci possiamo anche rimettere questo. Ecco. E direi di andare ad esplorare quella parte più grossa sul bordo della mappa. Non ci si vede niente, gente. Ecco, così va meglio. Per almeno verificare se è effettivamente quello il punto in cui dobbiamo recarci. Direi di no. Questa qua è la casa del lupo, dell'uomo lupo. Qui ci abita. Insieme a un sacco di bei cadaveri. Insieme a un sacco di cani che stanno abbaiando. Cani che quasi certamente sarò costretto a uccidere. Preferirei di no, ma temo di non avere molta scelta. Ah, fantastico, ci sono anche dei cani stramega sofferenti per terra. Non voglio sprecare un lockpick per aprire quella porta. Posso passare da di qua? Mi sembra di vedere che ci sia un passaggio aperto. Dai, forza. Spostati dal lato giusto. Così. Ok, perfetto. Allora, fai attenzione se ci sono nemici. Qua c'è un cane. Mi dispiace, signor cane, ma. Purtroppo è un mondo cane mangia cane questo. Mi si spezza il cuore a sentire queste lamentele di cani che stanno male. Voglio stare qua il meno tempo possibile. Voglio andarmene quanto prima. Ecco, questa musica la preferisco personalmente, che sentire i guaiti, i sofferenti di poveri. Ho camminato su dei funghi, però non mi sono avvelenato. Strano. Sono abbastanza sicuro che i funghi ti debbano avvelenare se ci cammini sopra. Strano che non sia successo. Un pezzo di carne. Altro cane morente. Che depressione, gente. Ah, un po' di luce, finalmente. Qua c'è un cadavere. Qua c'è un altro cadavere. Meno male che abbiamo acceso la luce, perché così ci vediamo bene. Ok, direi che potremmo anche tornare al nostro rifugio, perché sta incominciando a diventare un po' tardi. E finire di esplorare questa casa nel prossimo episodio. Vorrei evitare che diventasse notte e io non sono al mio rifugio. Però mi piacerebbe anche trovare il lupo prima di andarmene. Eccolo qua. Tecnicamente dovrebbe darmi un'arma, credo. Compagno. E il saluto suona come un ringhio cattivo.
Il lupo fa un salto rapido in avanti e si appoggia. Bouncing against me with. Ah, beh, mi colpisce con il suo pancione pieno. Mi appoggia la zampa sulla spalla e mi lecca. Si lecca la faccia. Quale fantastico regalo mi hai dato? Noto una fresca macchia di sangue sulla sua pelliccia e sento l'odore della sua saliva che gocciola sul mio cappotto. Si inclina verso di me come se volesse dirmi qualcosa nell'orecchio. Posso allontanarlo o posso non fare niente? Ora, abbiamo fatto tutto questo per tenercelo amico, io direi che facciamo niente. Il lupo stringe le sue armi e inizia a leccarmi la faccia. Mi stringe le armi e incomincia a leccarmi la faccia. Prima a sinistra, poi a destra. Compagno carne. Il suo alito puzza di marcio. Che cosa farei senza di te? Non sei così inutile pezzo di carcassa? Anche se lo sembri. Grazie. Grazie a te mi sento riempito. Ho la mia ragazza, la mia dolce piccola ragazza. È difficile credere che lo stesso sangue scorra nelle vene della tizia che puzza di gallina. E all'improvviso il lupo mi spinge con forza e infila la mano dentro alla mia tasca. No, dentro alla sua tasca. Un oggetto cade per terra. Ecco, non c'è bisogno che mi ringrazi. Ora, dal momento che tutto il patto, abbiamo concluso i nostri affari, ti aiuterò a recuperare la tua stupida chiave. Ti posso portare indietro dalla casa del dottore. Sono sicuro che lì troverai quello che ti serve per poter entrare dentro al treno in cui si sta nascondendo. Così voi potete avere la vostra piccola chiacchierata, tu otterrai indietro quello che hai perso. E potrai finalmente levarti dai coglioni e andartene dai miei boschi. Mi capisci, vero carne? Voglio che tu faccia le valigie e te ne vada. Praticamente si sta incazzando. Quindi direi. Allora, non voglio andarci adesso. Tornerò più tardi. Non mi ricordavo neanche che dovevo venire dal lupo per poter. Ah, posso mostrarti il. Non mi ricordavo che dovevo tornare dal lupo per poter andare alla casa del dottore. Non credo che sia obbligatorio. Credo che puoi trovare il posto anche da solo. Che cazzo è questo? Credi che sia divertente? Mi stai prendendo in giro? Pensi che io sia una barzelletta? Di no, shakehead. Ok, sei un po' incazzato con me. Dov'è l'arma che hai buttato per terra? Ah no, ce l'ho già in tasca. Perfetto, mi ha dato un fucile da caccia. Allora, gossip. Bravo, carne. Niente più e versi da maiale. Il lupo è felice che io abbia ucciso la vacca. E puoi sentire quegli sfigati dei cittadini che pregano la loro foresta di ridargli indietro la loro vacca. Poveri bastardi, non hanno idea che l'unica cosa che sarò io l'unico a sentire i loro lamenti. E incomincia a ridere come un maniaco. Questa è musica per le mie orecchie, carne. Ok, sì, è abbastanza sadico, però mi sento abbastanza responsabile anche io. Ah, mi ha dato un hot bar upgrade, che non me ne faccio assolutamente niente, perché credo di essere già al massimo. Ah, e invece no. Ok, non ero al massimo, credo che siamo oltre il massimo. Sono. Molotov. E una chiave per il. Probabilmente mi apre una porta di qua, spero. Così riesco ad uscire più facilmente. Sì. Perfetto. Funghi. Cos'è che stavo per dire? Ah sì, la cosa dell'upgrade. Sono abbastanza sicuro che non ne posso più craftare. Non ho spazio dentro al mio inventario. Dobbiamo darci una mossa perché sono le 6 e un quarto. Però a quanto pare se invece uno ti viene regalato un upgrade, lo puoi comunque utilizzare. Qua c'è una persona. Cos'è questo? Che cavolo è sta roba? Una casa mezza distrutta? Non ho tempo da perdere a rimanere qui ad esplorare. Lo so che è tardi. Diamoci una mossa. Allora. Parkour.
Porca miseria, non siamo neanche tanto vicini. Mangia le pillole. E corri, 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 corri. Non ci si vede una sega. Non calpestare nessun fungo, per favore. Ui, che pelo. Ok, vai, 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 vai. Che dobbiamo anche barricare un po' di cose. Dove siamo? Cos'è sta roba? Siamo dalla casa del musicista. Ok, aspetta. Rischiamo di rimanere bloccati dietro alla barricata se passiamo da di lì. Infatti, saremmo rimasti bloccati dentro e saremmo dovuti tornare indietro. Ok, abbiamo solamente un'ora, non ci si vede niente. Ok, adesso ci si vede di nuovo. Continua a perdere tempo a spostare, a spostare tra una mano e l'altra la pala e la torcia. Ok. Direi che siamo abbastanza a posto. L'uomo bicicletta dovrebbe avermi portato la mia roba. Eccola qui. Domani metteremo un pochino in ordine. Allora, no, la legna e i chiodi mi servono. Teniamoci anche una molotov addosso, intanto che ci siamo. Prima che diventi notte cucina. Abbiamo solamente mezz'ora. Ormai questo forno qua non sta cucinando più niente. Siamo saliti talmente tanto di livello che siamo relativamente. È relativamente inutile cucinare. Allora, togliti questa. Mettiamoci un'altra arma da fuoco. Anche questa qui. Questa qui. Mettiti questa qua. Fai un paio di bendaggi. In realtà non è neanche non siamo neanche costretti a farlo. Potrai usare le pillole. Perché anche queste pillole qua ti curano. Ok. Allora, togli questo. Questo. Prendi un paio di assi anche da qua. Ok. Ormai è quasi notte. Dobbiamo andare a. No, dove cavoli sto andando? Ok, dobbiamo chiudere questa porta. Chiudere, chiudere, chiudere. Non posso chiudere questa. Devo accendere il cavolo di generatore. No, porca miseria, stiamo facendo tardi. Accendi. Ok, allora, barrica questa. Devo costruire delle trappole per orsi. Ok, qua c'è la porta. Prendi metallo, metallo, metallo. Non abbiamo metallo? No, porca vacca. Non lo vedo. Non credo che abbiamo dei pezzi di metallo. Ok, allora costruisci una singola trappola per orsi. Meglio che niente. La teniamo qua. Fai così. Fai così. Questi possiamo toglierceli per adesso. Vai qui e barrica. Ok. Ok, gente. Incrociamo le dita perché adesso ogni volta che ci troviamo in un combattimento è possibile che moriamo. Allora, la finestra è al 100% e anche le due barricate, ok. Ricordati che hai il potere di far scappare tutti i nemici per breve tempo. Ok. Se sopravviviamo, direi che domani andiamo a far visita alla casa del dottore. Quindi torniamo alla casa del lupo. E ci facciamo indicare la strada, ci facciamo portare dalla casa del dottore. Cos'è sto rumore? È un terremoto? L'importante è che non mi si spenga l'unica lampada che ho qua. Sì, questo è un terremoto, mi sa. Oh, porca vacca. Ok, se adesso mi attaccano le ombre, o devo correre verso questa luce, oppure credo di poter utilizzare la mia torcia militare. Almeno spero. Allora, qua sono spuntati dei funghi, ma ho troppa paura per uscire adesso. Non credo che dei funghi valga la pena di rischiare di morire, perché come abbiamo visto, tanto possiamo cucinare pochissimo con un fungo. Quindi non ne vale assolutamente la pena. Ah, non credo che abbiamo proiettili per sparare con quest'arma. Infatti. E per di più credo che abbiamo solamente un proiettile dentro al nostro tavolo da lavoro. Cosa dice la descrizione delle armi? Ok, è una semiautomatica, di questa non dice niente, di questa non dice niente. Ok.
Va bene, relativamente inutile come descrizione, ma ci accontentiamo. Notte piuttosto tranquilla questa, non sta succedendo niente. Ho tirato un terremoto, spuntati qualche fungo che abbiamo deciso di ignorare. E ormai sono quasi le 8. Beh, quasi le 8, sono le 4 e mezza, però 4 e un quarto. Questo rumore mi fa pensare che stiano per arrivare le ombre. Ma non ne sono certo. Non abbiamo sentito neanche un animale, un selvaggio, un cane. Ecco, me la sono gufata. Cosa stanno rompendo, questa? No? Ah, questo qui è l'evento per ottenere un... vuole che vada qui adesso, ma no. Se seguiamo questa voce, otteniamo una pietra preziosa. Ma non ho nessuna intenzione di uscire. No. Puoi chiamarmi quanto vuoi, non ho nessuna intenzione di uscire. Vedete che è servito barricare anche delle finestre che non ci servivano? Che non ci servivano? Sono abbastanza certo che il cane abbia appena distrutto questa barricata. Questa barricata che era qua da questa finestra. E ora sta distruggendo un'altra qua. Forse qua c'è solo una porta. Comunque siamo riusciti a passare una nottata senza dover combattere, il che è una cosa assolutamente positiva perché è facile morire. Come avete visto, un semplice chomper, un chomper ci stava per ammazzare prima. Va benissimo, gente. Ok, allora, smantella questo che il cane gli ha dato un morso. Dovremmo aver ottenuto indietro... forse qualche pezzo di legno, fammi un po' vedere. Barricare costa 3, sì, quindi se ne abbiamo 8 vuol dire che almeno un pezzo di legno indietro me l'ha dato. Allora, questa non mi serve, non l'abbiamo usata. Questa me la posso mettere qua. Anzi, facciamo così. No, questa non mi serve, ne posso tenere solamente due. Allora, la pitchfork portarcela dietro non serve a niente al momento. Ce la teniamo giusto per... Ma non ci serve portarcela dietro. Allora, mi servono delle tenaglie per poter potenziare il mio... Ah! Mi ha portato tutto, mi ha portato. Mi ha portato anche gli oggetti che io non stavo tenendo dentro al tavolo da lavoro. Ero convintissimo che fosse il contrario, invece. Assolutamente interessante come cosa. Ha preso tutti gli oggetti che c'erano in vendita, perfetto. Allora, dammi questi. Allora, vendiamo tutti questi oggetti qua che tanto a me non servono. Questo non lo posso usare. Ah, questo tu non lo compri, giusto perché dici di no. Cosa posso prendere? Vabbè, prendiamo i proiettili che hai. Che adesso staremo iniziando, inizieremo a usare le armi da fuoco quanto più possibile. Ok, perfetto. E tu puoi andare lì. Posso potenziare? No, non posso potenziare le pistole, giustamente. Allora, tu non mi servi, quindi ti metterò qua dentro per il momento. Allora, tu puoi andare qua, tu puoi stare qui, questi qua possono stare qua. Allora, ci prendiamo un paio di taniche di benzina. Facciamo 3. Facciamo 4. Dovrebbero bastarci per riempire al massimo questo, tagliare tutta la legna che c'è, riempirlo di nuovo e andare a riempire anche il generatore dell'elettrico, dell'elettricità. Ok, va bene, dai. Credo, sono abbastanza convinto che siamo stati estremamente fortunati nelle ultime due nottate. E... No, beh, in quella precedente in realtà no, ci hanno attaccato abbastanza, però in questa di certo sì. In questa qua, cioè, praticamente non c'erano nemici.
Allora, perfetto. Vi faccio vedere una cosa semi-interessante che si può fare con le taniche di benzina, che io non utilizzo praticamente mai, non lo faccio mai questo trucco, tra virgolette, non è un trucco, è una cosa normalissima che uno può fare nel videogame. Allora, vi faccio vedere. Abbiamo dei fiammiferi? No, devo per forza prenderli da qua. Ok, dammi questi fiammiferi qui. Puoi, se vuoi, buttare la benzina per terra. Vedete? Che lascia la traccia. Puoi prendere dei fiammiferi, accenderli e dare fuoco alla benzina che hai buttato per terra. Puoi usarlo come metodo di difesa, ma mi sembra un pochino poco efficiente. Perché tempo che butti per terra la benzina e tutto, e il nemico intanto ti ha già attaccato 4 volte. Ok. Perfetto. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Direi che quanti lockpick, quanti pezzi mi servono? Qua me ne servono 3 per poter potenziare. E io qua ne ho 5. Ne ho 10? Cavoli, pensavo di averne 5. Allora, costruisciti un paio di lockpick che tornano sempre utili. Metti giù questa tanica di benzina. Metti questo qua, questo qui, questo qua. Questo lo puoi mettere qui. Possiamo vendere la bottiglia vuota al tizio. Metti giù la legna. Questi qua li metti. Ah, la carne. Sì, pezzi di carne possiamo vendere. Allora, dammi quanti pezzi di metallo abbiamo qua? Zero, mi sa, abbiamo già visto. Allora, dammi i proiettili. Dammi. Ok, il pezzo di nastro, va bene. Dammi la carne che cerchiamo di venderla. Dammi anche questi altri proiettili. Dammi la Molotov, che tanto c'ho lo spazio. I pezzi delle armi, altre bottiglie da vendere. Direi a posto per il momento. Sì, direi a posto. Vediamo se possiamo potenziare qualcosa. No, niente. Ma porca miseria. Ci servono un sacco di pezzi di metallo. Allora, questi non li vendiamo. Questi non ha senso che ce li portiamo dietro perché tanto non abbiamo l'arma con cui utilizzarli. Questi non li vendiamo. Voi andate qua, qua, qui. Cerchiamo di tenere un minimo in ordine. Te ti vendiamo, ti vendiamo, ti vendiamo. Ok. Una Molotov direi che ce la portiamo dietro, non si sa mai che ci serva. Allora, pigliati tutta questa spazzatura, che io non me ne faccio niente. Mi dai. Ho 3 pezzi di metallo, perfetto. Il fungo non ha più senso comprarlo, la benzina ne abbiamo più che sufficiente, compreso chiodi e legno. Wire, potremmo comprarne effettivamente. Ma sì, dai, compriamoli, non è che tanto dobbiamo comprarci dell'altro. E intanto che ci sono, dammi anche la testa di ascia, tanto dobbiamo comprarla prima o poi. Non si sa mai che adesso quando andiamo ad esplorare troviamo quello che ci serve per potenziare il tavolo, così abbiamo già il pezzo che ci serve per costruire l'ascia. Ancora non abbiamo abbastanza pezzi, eh. Ne servono 8 addirittura. Porca vacca. Ok, direi che possiamo concludere qua l'episodio. Siamo già pronti a fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo troppi fiammiferi con noi. Facciamo così. Ok. E sì, direi che siamo abbastanza a posto. Concludiamo qua l'episodio, gente. Voi come sempre statemi bene e ci vediamo. Ciao ciao!